Hello everyone, how's everyone doing? As you can see from my title, this live is going to be for my Italian subscribers. I know there's quite a few. This is the first time I'm going to do a live in Italian on here, just because I've had a few comments from people asking me, oh, well, you know, if I'm from Italy and I'm subscribed to your channel, I would like to participate. So I'll try and do this one. Not sure how it's gonna work, but I'll do my best. See how it performs. Now, some of you have actually written to me, one asking me to discuss the situation in the Middle East. In all honesty, it's something I don't want to be too involved in because I know some channels have been struck off for discussing this theme. So I'd rather not say too much regarding the war in the Middle East. But I mean, obviously, I think what it is mostly two theocracies fighting each other. And I don't know how it's going to end, to be honest. So I'd rather not say much. One thing is, it certainly leads to a lot of death and destruction. That's for sure. So yeah, don't ask me to talk about Benjamin Netanyahu too much, because if I say what I think about him, I think the channel will be struck off. Not that I think that Iran's any better. They're essentially two theocracies at war with each other. One is richer than the other. Israel, of course, got all the money from the United States. Not to say that Iran couldn't be richer, because Iran is full of natural resources like oil, but they prefer not to spend it on their own people. So anyway, I'm not going to talk too much about the Middle East, because I really don't want my channel to be struck off. I've put so much effort in getting this channel up and running, and I don't want to get caught by YouTube's censorship. But anyway, I think I've got a guest. So now I'm assuming this is an Italian guest, so I'm going to switch to Italian. I know I've got quite a few. Well, let's go. Let's use this. Hang on. Chi è? Ci sei? Ciao, buongiorno. Ah, chi è? Marina? Sì, I'm an Italian guest. Meno male, va. Ho spiegato un attimino perché mi avevano chiesto di parlare del Medio Oriente. Ho detto, ne posso anche parlare un pochino, ma ho visto che alcuni canali sono stati censurati. Ah, purtroppo. Addirittura. Sì, beh, diciamo è successo anche quando c'è stata la cosa Russia-Ucraina. No, comunque ho detto il mio pensiero, essenzialmente. Cioè, sono due teocrazie in guerra una con l'altra che porterà a morte e distruzione. Più di questo uno che può dire. Sei d'accordo? Ma tu ne avevi già parlato qualche giorno fa in un tuo video, in una tua live, mi sembra, no? Su questo canale. Sì, no, ne avevo parlato, però come sai io cerco di dire quello che penso. Se devo dire quello che penso su alcuni politici, poi veramente il canale lo tolgono, ecco. Mi hanno chiesto un'opinione sul primo ministro israeliano e preferisco non darla tutto qui, perché sennò veramente poi, sennò chiudono tutto. No, ma restano proprio, non è che chiudono. No, però ovviamente sì, sulla situazione se ne può parlare in maniera generale, ma magari senza andare sui nomi, ecco, tutto qui. Tu che ne pensi? No, vabbè, intanto conservati questo canale perché, insomma, è un bel canale, ha dei bei numeri e quindi sarebbe un peccato perderlo solo perché hai detto la tua. Si può dire, no, comunque certo, la propria. Cosa vuoi che ti dica? Che non appoggio assolutamente ciò che sta accadendo, soprattutto per... Boh, eravamo in attesa di una contromossa, si pensava che il 7 probabilmente ci sarebbe stato qualcosa, invece cos'è accaduto? Mi pare che il 7, il giorno della ricorrenza di quello che è successo, erano tutti a ricordare e basta. Quindi, io penso che forse ci sia un piccolo ritardo soltanto perché gli americani stanno cercando di fermare Israele, penso io, eh?
perché penso che come al solito la loro reazione sarà spropositata, ma l'hanno anche detto loro, almeno su questo sono stati onesti, la nostra reazione sarà spropositata. Quindi io penso che forse ci sia un freno americano nella diplomazia che li sta cercando di fermare. Comunque penso che entro 2 giorni qualcosa succeda. Così. Non lo so, dunque oggi è mercoledì, è un paio di giorni, poi cos'è? E oggi, cioè fra 2 giorni poi iniziano lo Shabbat, ma questo non credo che possa influire sul fatto di un eventuale attacco. E poi non lo so, queste sai sono anche percezioni, noi non sappiamo in realtà la diplomazia internazionale che cosa sta facendo, sai, perché in teoria potrebbero esserci degli incontri in questi giorni, in queste ore, anzi sicuramente ci sono, per evitare che l'escalation sia, perché poi comunque non è che sono lì a far niente, tutti i giorni su Gaza arriva di tutto, per cui Leggevo un articolo su un canale straniero, è una cosa impressionante, facevano vedere le foto di Gaza prima e dopo, cioè all'inizio di questa guerra, poi dopo un mese, 2 o 3 mesi, cioè l'80% dei palazzi è completamente distrutto, e 80%, cioè una percentuale altissima, e facevano il paragone con Mariupoli in Ucraina, dove il 12%, diciamo Mariupoli è quello dove, è il posto dove ci sono state le battaglie più cruente, si dice, tra Ucraina e Russia, e lì il 12%, addirittura paragonano la situazione di Gaza a quella di Dresda nella seconda guerra mondiale. Dresda poi aveva una superficie più grande, quindi Gaza è ancora peggio, capisci? Una cosa sì, terrificante. Sì, no, l'ho visto anch'io le foto del satellite del prima e dopo ed è una cosa veramente agghiacciante, cioè lascia senza parole. Che poi, sai, non è che uno sta lì a dire l'80% degli edifici, eccetera, in quegli edifici c'erano persone, in quegli certo. edifici c'è gente. Cioè non è che si parla solo di una situazione dove hanno raso al suolo come a Mariupol, come hai citato poco fa. Le vittime in quel territorio sono molte, molte di più, anche perché sicuramente molto più densamente abitato lì a Gaza, quindi è veramente letteralmente un formicaio quella zona, un brulicare di persone incredibile. E poi questo migrare di questa povera gente che continua a spostarsi da nord a sud, poi tagliano per far passare magari degli aiuti che non fanno passare, insomma comunque è una situazione per la quale io francamente non posso prendere una posizione, perché è difficile, è una cosa molto delicata Israele, secondo me, in queste ore, anche se non vuole ascoltare, a mio avviso, deve necessariamente ascoltare la diplomazia internazionale, perché. Ma io penso che magari in Israele alcuni ascoltano, il problema è il primo ministro, che ne va della sua. Cioè, se finisce la guerra, lui va dentro, parliamoci chiaro. Quindi dici per i crimini di guerra? Certo. No, proprio per le questioni interne, lui è indagato per corruzione, così ho letto, quindi se finisce la guerra perenne lui finisce male, sicuramente non è più primo ministro, mettiamola così. Quindi purtroppo Che lui è lì per una, lui continua a restare attaccato alla sua posizione perché è solo una questione politica per lui, quindi sì. È ovvio, poi le cose che non sappiamo. Comunque come dici tu, bisogna pensarci prima, tante volte prima di prendere una posizione, perché facendo l'avvocato degli israeliani, se tu come vicino hai qualcuno che nei libri di testo delle scuole medie scrive il primo testo bisogna uccidere tutti gli israeliani, sai, diventa un po' difficile avere una posizione, non dico pro Palestina, però meno belligerante. Quindi ecco, bisogna sempre chiedersi il perché delle cose. E io me lo chiedo perché, però è chiaro, quando leggo 80% dei palazzi distrutti, 50.000 morti, lì magari uno si dice anche, non puoi chiederti perché, chiederti quello che hai fatto, ecco, però non, è una situazione che va avanti da 80, 70 anni, quando è dal 50 quello che è, quindi non penso che nelle nostre vite Io penso sempre che bisognerebbe poi contestualizzare,
perché come accade adesso in Ucraina dopo l'occupazione della Russia, quella recente intendo, io ho sentito molti parlare che nel 2014 l'Ucraina, questo e quell'altro, ma per carità sono cose accadute, documentate, però io penso sempre che bisogna guardare adesso quello che accade. E la storia, anche la più recente, certo, è importantissima, però non credo che sia. Dobbiamo pensare alle conseguenze adesso, anche perché tutto quello che accade poi in Europa, nella nostra carissima Europa, che fa comodo tirar fuori quando fa comodo, poi per il resto ognuno pensa a casa sua, no? Questo è sempre un po' il problema dell'Europa. Io guardavo dei sondaggi proprio ieri, in merito anche poi parlando dell'economia dei vari paesi, eccetera, ma magari poi se vuoi ne possiamo anche parlare. I conflitti che ci sono in questo momento creano paura, e quindi molte persone, la maggior parte, diciamo, in questi sondaggi, la maggior parte, io ti parlo dei sondaggi che ho guardato che riguardano l'Italia. Molte persone hanno paura della guerra, nel senso, non paura della guerra di per sé, come se possa accadere qualcosa di fisico nel nostro paese, ma per i ritorni economici, no? Quindi la maggior parte degli italiani sono contrari all'invio delle armi in Ucraina, sono contrari ad appoggiare il conflitto del Medio Oriente con magari qui hanno meno bisogno di armi, perché tanto tutti questi gli Hezbollah ce li hanno, quindi non è che ce li vengono a chiedere a noi, ecco, non è un altro tipo di situazione, ma le persone, il sentiment delle persone è la paura delle problematiche economiche che potrebbero riversarsi sul nostro paese a seguito di questi conflitti. Poi, facendo un passo indietro di 2-3 anni, quando iniziò il conflitto, quando iniziò l'occupazione russa, perché poi sai, a me non piace tanto dire conflitto russo-ucraino, ucraino-russo, quando iniziò l'occupazione russa sul territorio ucraino, ci furono le sanzioni alla Russia, no? come primo attacco, tra virgolette, no? a ciò che stava accadendo. E la gente ebbe paura, perché dice: oddio la benzina, oddio i beni di prima necessità, quello che arriva a noi attraverso gli aerei, attraverso le navi, non arriverà più, sai, ecco. E questo è una sorta di panico sociale che comunque è l'unico sentimento che secondo me interessa poi. Ma la guerra ce l'abbiamo qui alle porte, poi volendo, non è poi così tanto... Ma in Italia adesso gli schieramenti politici come la vedono questa cosa in Medio Oriente? Cioè, la Meloni è in difficoltà nella sua coalizione, o c'è un silenzio generale? Perché ho letto che l'Italia è uno dei paesi che esporta più armi verso Israele, pensa un po', addirittura più del Regno Unito. Addirittura, no, questo non lo sapevo, questa notizia. Sì, sì. Ma diciamo che aziende come Leonardo, Avenia, queste qui esportano parecchio verso Israele, quindi scusa Riccardo, guarda chi c'è, c'è Fabrizio. Ciao Fabrizio, cosa sei l'unico che parla italiano qua? lo so. Ciao Fabrizio. No, diciamo che secondo me c'è una sorta di prudenza nell'esporsi. Perché leggevo degli articoli durante il 7 di ottobre, no? Il giorno della ricorrenza al Nava Festival, quello che è accaduto, la strage, il rapimento degli ostaggi, ci sono state tantissime manifestazioni in Italia, no? E alla sinagoga di Roma è stata fatta un momento di ricordo, e c'erano tutte le istituzioni, tutte le cariche delle istituzioni di governo. Guarda caso, mancava l'opposizione, non c'era la Schlein, non c'era Conte, non c'erano quindi 5 Stelle, il PD, non c'erano.
hanno mandato un loro delegato, un responsabile degli esteri del partito, adesso mi sembra un tale Provenzano, adesso non rammento bene, potrei dire un'inesattezza. E cosa significa questo, secondo me? Significa che siamo in campagna elettorale, perché in Italia si voterà in due regioni, l'Emilia Romagna e la Liguria, ora non ricordo se c'è anche un'altra, e se ne parla poco comunque di queste votazioni regionali, che comunque, sai, in Italia sono sempre un po' un termometro, perché a chi fa comodo poi il risultato diventa poi un paragone per dire: ah sì, adesso al governo c'è la destra, però guardate che lì abbiamo vinto noi, no? Voglio dire, non è che poi l'Emilia Romagna penso sia una regione più di sinistra, o ancora o sbaglio? Cioè io non è che sì, bello, è sempre stata tradizionalmente come la Toscana, lì non c'è margine di trattativa, presumo, anche se in questi ultimi anni moltissimi comuni, moltissime città sono attualmente governate da partiti del centrodestra, ma diciamo una goccia nel mare, ecco. Però insomma, diciamo che comunque, tornando a quello che ti stavo dicendo, il silenzio sulla giornata. Un attimo, che qui non è il momento di dire parolacce, un attimo. Ok, vai avanti. No, io questa non lo so, perché in inglese, sai. Lascia perdere, va, tanto. Non è solo lo spicchio di YouTube Italia dove ci sono problemi, ecco qui. Mi seguono anche qui, andiamo avanti. No, vabbè, ma qui gente dello spicchio di YouTube non ce n'è, perché manco lo sanno di l'esistenza di questo canale, per cui... No, niente, stavo dicendo che l'assenza e l'attendismo si chiama prudenza. Alla fine io non ho idea di che cosa fa realmente il governo. La Meloni, se non mi sbaglio, per quello che ho visto io, mi sembra parecchio atlantista, che poi, se vogliamo metterla, se vogliamo dirla tutta, contraddice un po' il suo passato di attivismo politico anche da giovane. Perché se tu, ma sai, si cresce senza entrare sul fatto se era fascista o no, se ha rinnegato o meno, cioè il fascista vero e proprio la NATO non la può vedere, parliamoci chiaro. Però lei mi sembra parecchio atlantista fin dai primi giorni della sua presidenza, del suo incarico come primo ministro. Poi magari può essere soltanto atlantista perché non può fare altrimenti, però o sbaglio io? Questa è l'impressione che ho io da qui. Ma l'Italia non può fare a meno di esserlo, cioè dal piano Marshall in poi, che cosa dovevamo fare? Sì signore, basta, cioè, non è che attenzione, Craxi e Andreotti non è che furono poi tutti questi atlantisti, quindi quello parliamo di 40 anni fa, quindi quant'era dopo la guerra mondiale, 40 anni dopo, adesso siamo 80 anni dopo. Guarda che fine hanno fatto fare a Craxi, quindi... Lo so, è vero, anche questo è vero. Facciamoci questa domanda e avremo le risposte. Sicuramente parliamo di una politica di 40 anni fa, dove le dinamiche erano completamente diverse e il clima, soprattutto in Italia, era il clima politico era molto più vivo, molto più anche all'interno delle famiglie, cioè si percepiva, anche chi non faceva politica, si percepiva comunque un'attenzione molto più spiccata, perché erano gli anni in cui forse si sperava di poter stare meglio, che già comunque si stava... Io mi ricordo, io ero piccolo, però si stava meglio. Anch'io ero piccola, adesso non facciamo falsa informazione, ero molto piccola. Io me lo ricordo, cioè avevo amici, magari i genitori facevano anche lavori cosiddetti più umili, ne so, il bidello in una scuola o un muratore, la casa al mare ce l'avevano quasi tutti. Cioè, quegli anni in cui si andavano a consolidare tutti i sacrifici della guerra e del dopoguerra, per cui tutti tiravano un bel respiro, perché è vero che poi c'è stata Mani Pulite, quindi è stata una conseguenza di una, chiamiamola, cattiva gestione del potere, mettiamola così, però le briciole arrivavano a tutti, no? Questa è magari un luogo comune, ma era decisamente così. Mi ricordo i bot postali che ti davano il 7%, se ne parlava, penso, me lo ricordo che ero un bambino sta roba, quindi cioè, c'era un benessere economico spaventoso.
negli anni Ottanta. Insomma, fu... Sì, ma forse di peso anche da noi quello che ci ritroviamo adesso, perché quando, stavo dicendo, dopo una guerra, dopo un dopoguerra di ricostruzione, arrivi agli anni Ottanta, si tira un respiro di sollievo, si è paradossalmente più tranquilli perché comunque il decennio precedente, gli anni di piombo, eccetera, insomma, erano state situazioni molto, molto pesanti, avevano influito veramente tantissimo. E quindi in quegli anni si respirava un attimo, e dopodiché penso che ci si sia rilassati un po'. E quindi sono passate poi tante di quelle cose, dandole per ovvie per scontate, che poi ci hanno portato a... Beh, sì. Poi comunque per un panorama mondiale non dobbiamo vedere solo i nostri paesi, è ovvio. Io adesso non lo so se quello che è accaduto negli anni Ottanta in Italia, perché appunto in quegli anni ero molto giovane, quindi non è che mi informavo e sapevo cosa accadeva nel resto d'Europa, lasciamo perdere nel resto del mondo, non lo so questo. Non te lo so dire. Io per quello che ho letto e che so, l'Italia era uno dei primi paesi per il benessere del capitale privato, il benessere delle famiglie. Pensa che addirittura il Regno Unito nello stesso periodo dovette chiedere un prestito al, non so come si dice in italiano, comunque International Monetary Fund, perché l'IMF, perché stavano, l'economia stava quasi in bancarotta. E poi lo sai, poi venne al potere la Thatcher proprio per questo motivo, perché in Inghilterra stavano messi parecchio male. Quindi penso che sì, quello che ho letto, l'Italia era uno dei primi paesi, ma l'abbiamo visto anche in politica estera, cioè gente come Craxi che disse a Reagan di andare a quel paese, cioè oggi non accadrebbe mai una cosa del genere. No, mai. Assolutamente. Lo pensano magari dopo che gli hanno stretto la mano, gli hanno detto ciao ciao, poi quando ritorna sull'aereo mandano a quel paese, ma purtroppo non ci è dato sapere. Ti ripeto, il fatto che ci si sia adagiati dopo quegli anni, che alla fine, rivedendoli adesso, no, contestualizzando ad ora, forse erano anche anni un po' effimeri, certo. C'è sempre un po' quel romanticismo che uno pensa che 20 anni prima si stava meglio, no? Diciamo anche un po' nella natura umana. Magari i 20 anni di oggi, tra 30 anni, diranno: ah, io nel 2024 stavo molto meglio. C'è sempre un pizzico di romanticismo, perché ricordiamo che negli anni 80 comunque c'erano ancora le stragi, Ustica, le guerre di mafia, 500 morti all'anno per la camorra organizzata. Cioè, non è che era tutto rose e fiori, eh. Però, no, assolutamente no, però non è che era cambiato molto, cioè non era cambiato molto, l'unica cosa cambiata era che l'economia girava in un altro modo, poi il panorama, il sottobosco che non era neanche tanto sotto, anzi aumentando le ricchezze sia pro capite che quelle del paese, la malavita, la mafia, la camorra, gozzovigliavano pure loro, cui era tutto in discesa questo panorama. Dopodiché forse magari camorra e mafia erano più sul territorio del sud magari rispetto a Milano, perché adesso si legge che ci sono grosse infiltrazioni anche al nord, ho letto io, ma era così anche negli anni 80, secondo te era di meno? Ma a mia memoria, ti parlo non per dati che ho letto o per situazioni che ho visto, diciamo che le infiltrazioni secondo me non erano come adesso. Okay. Sai, Milano adesso è venuto fuori quando nel 2015 c'è stato l'Expo a Milano, che è stata una bella occasione sicuramente per un rilancio della mia città, che è una città che io amo, una città meravigliosa con uno skyline stupendo, e lì è venuto fuori, cioè, non nel 2015, era da almeno una decina d'anni che nelle gare d'appalto venivano fuori cose un po' strane, no? Sì. E quindi le infiltrazioni dove vanno loro? Dove vanno? Dove girano i soldi? Certo. Quindi... sai, vabbè, in Italia la capitale è Roma, ma il giro di tutto è a Milano, quindi i danesi sono a Milano, te capisci? Certo, capisci. E quindi, certo. E quindi si prende il treno e si va su. Questi ma sono... Ma io Milano non l'ho mai vista, quindi, ma è una città che uno legge sempre che succedono sempre
crimini, cose, ma è una città insicura oggi, o esagerano i giornali? No, si legge sempre di questo fenomeno dei Maranza che girano col coltello, no? Come le gang a Londra. Ma oh, sì, vabbè, i Maranza, sì, no, i Maranza ci sono. Maranza. Sì, sono i Maranza, si chiamano loro così, credo, che sia nato da loro. Questa gioventù mista, nel senso che si tratta di ragazzi che sono nati qui, magari di seconda generazione, la maggior parte, perché poi non è che si punta il dito sullo straniero, eccetera, però insomma, qui esci di casa, è tutto un bel vedere, pieno di colori, di persone con colori diversi, e a me è una cosa che piace. Poi però succedono cose, ma succedono a Milano come succedono ovunque. Quando una città è metropoli europea, perché Milano è l'unica città italiana che si può definire metropoli europea, come qualunque altra metropoli, seppur con le debite proporzioni, non parliamo di una New York come numeri, voglio dire, però succedono queste cose, perché dove c'è tanto e tutto, c'è tanto e tutto anche di bene e di male. Ma tu, se esci la sera a Milano, ti senti sicuro o no? Guarda, è una domanda un po' stupida, perché magari dipende dove vai, però in linea generale, cioè la tua percezione della sicurezza a Milano qual è? Adesso, sai, io paragonato magari a quando eri più giovane, anni 80, non si percepiva nessuna paura. Certo è che però da sempre ci sono zone, però i tossici alla stazione di Milano c'erano. Io ho amici che mi dicono: ah, negli anni 80 salivi la scala e c'era gente che si bucava. Ora non so se è vero o meno questo, però o sbaglio. No, è vero, perché io comunque ho fatto il liceo artistico di Brera, e ti assicuro che in quegli anni tanti miei compagni di classe, tanti altri ragazzi sono morti, e io li vedevo. Io ero una ragazzina che arrivavo dalle medie pensando che era una scuola normale dove poter dare esito a quello che mi piaceva, cioè conoscere l'arte, imparare qualcosa, disegnare e sapere di tanto, e mi sono trovata davanti una realtà che non conoscevo, perché ero giovane, perché erano comunque degli anni tremendi. Forse era una scuola un po' estrema, nel senso che anche con la visione un po' romantica dell'artista un po' bohemien, eccetera, in realtà erano tutti dei drogati, si bucavano, morivano di overdose di eroina, e quindi il mio primo impatto in gioventù è stato quello, no? Prendere coscienza con tutte queste cose. E però, diciamo, in quegli anni, negli anni 80, io questo fenomeno, cioè la paura di uscire la sera, non ce l'avevo, perché uno dice: eviti di frequentare certe zone e non ti succede nulla. E un po' lo stesso accade anche adesso, nel senso che io abito in un quartiere che io mi ritengo fortunata, perché è un quartiere tranquillo. Poi è il quartiere ebraico di Milano, e tu non hai idea di che cosa non c'è in giro in questi giorni, ma anche in tempi non sospetti, è il quartiere secondo me più sicuro. Poi, poveracci, sarà più sicuro perché tengono d'occhio loro che non gli succeda niente a sta gente, però io abito lì e quindi ne beneficio pure io, capisci? Per cui dirti la mia esperienza diretta, poi per quello che so che accade nel resto della città, è un casino, perché a tutte le ore del giorno e della notte, non si parla di notte, Riccardo, qui non si parla di notte, si parla che sono cose che avvengono anche in pieno giorno. Ho letto parecchi articoli, sci, pestaggi, poi anche, soprattutto i pestaggi, c'è gente che si pesta per un biglietto, ci vedono certo qualche sale. Ma più che altro sai che fenomeni ci sono a Milano? Ci sono queste baby gang, che chiamano baby gang, ma insomma va bene, sono... Io poi, sai, c'è una cosa che sento anche ascoltando la TV, leggendo articoli, no? Dicono ragazzi, cioè qui il termine ragazzo continua a non usarlo anche per gente che ha 30 anni. Io non capisco perché, quando avevo 30 anni io dovevo già essere una inquadrata, centrata, con tutti i crismi di un adulto, no? E invece adesso c'è questa benevolenza, che anche i trentenni sono chiamati ragazzi. Comunque, detto questo, sono fenomeni sociali, si cambia anche il modo di pensare riferito
a ipotetiche, cioè è tutto in relazione ai cambiamenti sociali, e non ce lo nascondiamo, c'è una violenza giovanile che però ritengo che ci sia sempre stata. E ora perché è amplificata? Non è amplificata, è amplificata la conoscenza. Magari ci sono più telecamere in giro anche, no? C'è il Grande Ah, Fratello, boh, sì. quello. Io guarda, poco tempo fa ero fuori con una mia amica e si parlava di questo, fa, ecco, la vedi lì, questa è una telecamera, questa è un'altra telecamera. Dico, senti, per piacere, non me ne frega niente di guardare le telecamere, io voglio vivere come ho sempre vissuto, non me ne frega, male non fare, paura non avere. Ok, poi, sai, se succede qualcosa, che le telecamere magari aiutino a sconfiggere il male, ma cosa vuoi che sconfiggano il male? Lo documentano il male, non Certo, ma magari possono sconfiggerlo. poi magari oggi si pestano le gang per futili motivi, però magari negli anni 70 si pestavano per la politica, no? Tra rossi e neri. Quindi forse, come dici tu, la violenza c'è sempre stata, forse incanalata verso motivazioni differenti. Io ovviamente gli anni Beh, 70 non li ho erano vissuti. ideologiche, cioè, motivazioni ideologiche o rivedendole dopo tanti anni, pseudo ideologiche, perché comunque dovevano dare sfogo alle proprie cose irrisolte, come magari accade quando si è molto giovani, che si vuole manifestare un qualche cosa, si ha dentro di sé una voglia di cambiamento, no? E quindi con l'etichetta ideologica sono stati commessi dei crimini che a tutt'oggi, vabbè, per me sono dei ricordi molto, per me ancora, provo ancora tanta sofferenza per quel periodo, perché ero molto giovane, le ho vissute sulla mia pelle alcune situazioni, Ma sia che riguardassero ragazzi, diciamo appartenenti alla sinistra, come era intesa all'epoca la destra e la sinistra, non come è intesa adesso. E in entrambi i casi. in classe si avvertiva la tensione destra-sinistra, cioè giornalmente da studente tu avvertivi questa tensione proprio a scuola? Certo che sì, anche perché era un liceo molto assolutamente politicizzato. Io non so come ho fatto a scamparla, non solo per magari non aver preso botte da qualche celerino che mi trovava nel mucchio di tutti questi manifestanti, perché poi sai, io sono su alcune cose sono rimasta come all'epoca, cioè ero possibilista, volevo ascoltare tutti e sostanzialmente ero curiosa e volevo capire. Per cui quando nel bel mezzo della lezione entravano in classe dei ragazzi pronti con le bandiere, quelle cose, tutti fuori che si deve andare in manifestazione. Il professore chiudeva il registro e basta, era finita la lezione. Ho Cosa capito. facevi? Restavi lì? Andavi a casa? E io allora andavo anch'io. Andavo anch'io all'inizio senza sapere il perché cioè, ero piccola, non capivo, cioè, o meglio, capivo, ma non realizzavo. Dopodiché queste potenti manifestazioni che io non ne ho più viste, saranno 50 anni che io non vedo più una manifestazione come quelle che mettevano insieme gli studenti e gli operai che si supportavano a vicenda erano situazioni ideologiche, politiche, ideologiche, poi ci sarà stato anche qualcuno che non voleva andare a scuola e quindi approfittava di queste cose, ma diciamo, era un clima per cui la maggior parte di loro, e forse un po' anch'io, ci si credeva che forse qualcosa poteva cambiare. E Ma magari questo Milano, è stato il nostro errore come generazione, di crederci troppo. ma Milano era più rossa o nera in quegli anni? A mia memoria, perché poi non c'era una comunicazione veloce e ampia come c'è adesso, che tu vai online e puoi capire e vedere tutto. Quindi era un sentimento che potevo percepire io. Secondo me era più a sinistra perché, semplicemente perché, intanto si parla degli anni 70 e comunque anche se erano già tanti anni che era finita la guerra.
c'era ancora la paura della guerra, c'era ancora la paura del fascismo. No, tutti questi sentimenti sono stati sdoganati molto più recentemente, di poter vedere le cose con una distanza cronologica che ti dà modo di vedere un po' dove stava il bene, dove stava il male, farti una tua idea. All'epoca forse eravamo ancora un po' troppo vicini a quanto aveva passato l'Italia durante la guerra e nel primo dopoguerra, per cui decisamente il grosso pensava che la ragione stesse a sinistra, per cui però non eravamo tutti così. Io ero antifascista, ero anticomunista, lo sono ancora adesso, per cui all'epoca era un po' difficile trovare la mia collocazione, però si puntava sicuramente molto di più il dito contro la destra, perché sembrava molto più aggressiva, molto più cattiva, anche se numericamente quello che combinava la sinistra poi non era da meno, ecco. Anzi, ma comunque, decisamente. Qui nel Regno Unito ci sono tanti questi ex NAR che si sono trasferiti qui, sono scappati dall'Italia, infatti ce n'è uno che, non faccio il nome, ma fa una adesso sta a Roma e fa una trasmissione di calcio tutti i giorni di 4 ore, e fu coinvolto in uno di quegli omicidi a Milano, e lui è stato, scapparono tutti a Londra perché, se non mi sbaglio, in quell'epoca non c'era estradizione, quindi tanti sono venuti qui, hanno fatto milioni, hanno aperto delle agenzie per gli studenti italiani, ovviamente sono delle truffe perché tanti studenti sono stati truffati. E hanno fatto i soldi. Queste cose non le sapevo, sicuramente quelli che non sono finiti in galera sono scappati da qualche altra parte, per cui vabbè, ma se fa trasmissioni a Roma vuol dire che allora può ritornare in Italia. Poi è stato, non dico assolto, ma ha ricevuto qualche condanna, però su quello l'ha scampata. Però mentre quelli di sinistra magari andavano in Francia, questi di estrema destra venivano a Londra. Londra era il posto per gli ex NAR, capisci? Sì, quindi... Però forse a livello numerico erano anche un po' di meno, no? Vedendo ricordando il panorama di quei tempi, e quindi vabbè, ma questa è storia, anche se adesso si vede con altri occhi, comunque non, secondo me non dovremmo dimenticarcene, perché tante cose che accadono adesso sono anche un po' il frutto di tanti errori di valutazione che fece quella generazione, che però non la si può incolpare perché erano tutti molto giovani e ci credevano, capisci? Ma tu eri a favore dell'amnistia per alcuni ex brigadisti? Qualche anno fa, se non mi sbaglio, gli hanno ridotto le sentenze o li hanno scarcerati, adesso non ricordo bene i nomi, ma perché mi ricordo si leggeva... Ma dici detenuti in Italia? Sì, ce n'era qualcuno di quelli dei pezzi grossi, se non mi sbaglio, che poi hanno scarcerato. Ma adesso non ricordo un nome. Guarda, io adesso su questo non rammento nemmeno io la questione, perché probabilmente non mi ci sono nemmeno tanto interessata. Ti dirò, io non ho un'opinione in merito. Penso che l'unica cosa che i vari governi che si sono avvicendati in questi anni, lasciando perdere ora una sinistra molto lassista, insomma, che vuole un po' essere buona, democratica, eccetera. Adesso io non lo so le varie posizioni politiche su questo ragionamento, che cosa intendono fare, perché non lo so, non sono informata. E secondo me, magari non tutti, ma qualcuno in galera ci può restare, ci deve restare. Non tanto per il crimine che può aver commesso, perché se si comincia a far uscire tutti, perdiamo anche un po' la memoria di certe cose. È proprio quello che ti stavo dicendo un attimo fa, che sapere ogni tanto che magari anche un trafiletto in una notizia che il tale brigatista, il tale compagno, il tale ex camerata, eccetera, o sono morti o gli è successo qualcosa, c'è un processo di revisione, eccetera, secondo me fa molto bene ricordare che c'è qualcuno ancora in galera per queste cose, che poi abbia avuto una redenzione, che poi ci sia qualcuno che ha capito gli errori che ha fatto. Io questo, ti ripeto, non lo so, perché non è un argomento per il quale sono informata, però in maniera molto generica, molto da chiacchiera da bar, così te lo dico, a campione, come per qualunque altro mafioso, anche se ha anche se si redime, uno deve restarci dentro.
Ma tu pensi che una persona che, tu pensi che una persona che ha un'ideologia politica, che sia rossa o nera che sia, tipo anni 70, possa redimersi? O è solo, non so, nell'aspetto che esteriore, per dire che uno dice, ah, ho cambiato idea, ho sbagliato, sono un compagno che ha sbagliato. Io penso che quando uno ha una certa ideologia poi sia difficile cambiarla, o sbaglio io? Io di queste persone non ne ho mai conosciute, quindi ecco perché forse magari la faccio un po' facile. Tu magari, conoscendo delle persone quando eri a scuola che erano più coinvolte politicamente, puoi rispondermi. Ma secondo te uno può cambiare? Può redimersi su queste cose? Io la vedo un po' come tra musulmani e ebrei, cioè non si cambia, ci si odia e basta, poi forse sbaglio io. No, io penso, ti ripeto, nemmeno io ho notizie su quanto avviene all'interno delle carceri per chi è da 30 anni o 40 dentro, non conosco i loro percorsi personali, ma credo che nessuno rinnegherà mai la sua ideologia. Potranno ammorbidirsi, potranno pensare di ragionare con i se, con i ma con questi non si fa la storia, ma magari fanno la loro personale storia. Per quanto riguarda invece persone che ho conosciuto proprio in quegli anni, cioè i miei ex compagni di scuola o di università, e ora che mi ci fai pensare, perché è una cosa molto carina questa, ideologicamente sono rimasti gli stessi, cioè quelli che erano di sinistra più sparata. Guarda, ora ti dico una cretinata, no? Io uso Facebook molto poco, lo uso solo perché ho dei contatti con tutte le persone che sono passate per la mia vita e che non ho più occasione di incontrare, no? Per cui ogni tanto mi fa piacere scambiare due parole con qualcuno. E gli ex compagni di liceo, per esempio, che erano tutti di sinistra, ce n'era solo uno che all'epoca era di destra, che poi ha fatto l'università con me. E poi c'ero io che ero socialista, ero l'unica ragazzina socialista in tutto il liceo, perché così, io ero così, sono così, non posso, però sono, il mio pensiero è ancora quello. E nessuno di noi è cambiato, nessuno è di noi cambiato. Anche se quel mio carissimo amico all'epoca, quello che gli davano del fascista, però lui non era un fascista ideologico, ora pensarci bene. Lo era perché era di famiglia benestante, lo era perché ai tempi lui era un sambabilino, non so se tu eri, cioè i sambabilini erano tutti i ragazzi di destra che si ritrovavano in piazza San Babila in contrapposizione con i ragazzi di sinistra, ed erano vestiti molto eleganti, vestivano bene, avevano le scarpe con la punta, sai quelle schifezze scarpe che erano di moda negli anni 70, che con la punta a punta, che erano orribili. Ecco, lui era così, semplicemente perché era uno sciccoso, un po' vanitoso, e comunque non le ha mai prese da nessuno in classe, perché era un simpaticone e si capiva, forse anche se eravamo piccoli, anche se eravamo giovani, si capiva che lui non portava avanti le sue idee. E con lui ci siamo anche visti parecchie volte, anche recentemente, perché anche lui è un architetto. Ci siamo ritrovati anche per caso al catasto qualche tempo fa, perché stavamo facendo delle ricerche per lavoro, e io penso che nemmeno lui ideologicamente, nel silenzio dell'urna quando va a votare, sicuramente ora lui voterà a destra come avrà sempre fatto, e lo stesso vale anche per gli altri miei compagni di classe, che loro invece andavano in giro con l'eschimo e ahimè, anche se sono over 60, vanno ancora in giro con l'eschimo. Vedi, il lupo perde il pelo ma non il vizio, come si dice, no? Quindi così. Senti un po', ma hai letto nell'ultima settimana dello scandalo lì a Milano, sempre della tifoseria organizzata dell'Inter, che sono stati tutti arrestati, che se non sbaglio per mafia addirittura. Definizioni mafiose, è stata praticamente decapitata sia la curva nord dell'Inter che la curva sud del Milan. Ma come mai? Ma veramente vedi, questa è una cosa che in Inghilterra non capirebbero mai, cioè, ovviamente qui ci sono gli hooligans che si pestano per il calcio, che poi
qui diciamo il fenomeno l'hanno spostato da dentro lo stadio, hanno messo una repressione molto forte, però fuori si pestano e come. Però pestarsi così per avere un'infiltrazione mafiosa dentro una curva di una squadra di pallone è una cosa inconcepibile all'estero. Ma che è successo? Ma non è semplicemente soltanto, da quello che ho capito, c'è infiltrazione mafiosa, perché dove c'è business lei arriva, ne parlavamo prima, no? per un'altra situazione. E praticamente era una cosa che ho letto che era da anni che stavano seguendo, quindi era gente monitorata da anni, per cui i capi di queste tifoserie, adesso non perché io sono milanista, però diciamo che i 19 arresti, ora mi avranno fatti anche altri, riguardano per la maggior parte la curva interista, però vabbè, questo non mi assolve da comunque alcune cose, perché vabbè, è uno schifo. Si sapeva che c'era una sorta di, prima ancora che essere mafioso, c'era il racket sui parcheggi dello stadio, c'era il racket sugli ingressi, cioè che facevano passare due persone al posto di una, eccetera. Poi bisogna anche vedere, sai, le responsabilità delle squadre, che le tifoserie, sai, che sono anche protette dalle squadre. Le società sono coinvolte. Sì, sono coinvolte, hanno fatto dei bei comunicati dove si dissociano, come molta gente anche su YouTube, mi dissocio, pare che sia la parola più bella da dire in questo periodo. Diciamo che le società sportive si sono dissociate e prenderanno i dovuti provvedimenti, e quindi non so a carico loro poi alla fine quanto andranno a vedere i bilanci delle società per vedere quanto magari hanno devoluto sotto forma di benefit, vieti, eccetera, alle varie tifoserie organizzate, perché c'è un dialogo tra loro, non è che se mettono uno striscione in una curva la società non ne sa niente, è tutto organizzato, ma è anche giusto che così sia, no? Come i fan club dei cantanti che danno i biglietti alla propria fan base organizzata, eccetera. Quindi qui ora è da vedere, perché appunto ci sono queste infiltrazioni mafiose che alla fine è delinquenza, cioè gli sono spalti, no? Spalti per distribuzione di bibite, degli ingressi, dei parcheggi, addirittura è venuto fuori che erano già in predicato per le prossime Olimpiadi invernali, le Milano Cortina, poi lì rideremo, chissà cosa accadrà, c'erano già delle cose organizzate per poter mettere le zampe anche sul prossimo evento olimpico invernale. Ecco. Ma io ho letto proprio che, cioè, l'allenatore dell'Inter a questi gli dava i biglietti gratis, cioè proprio anche i calciatori e lo staff delle squadre sono proprio coinvolte, cioè questi anche. Beh, diciamo, ma questo che non calci... credo che sia un problema, cioè una cosa da denuncia, perché comunque che io fin da quando io frequentavo, magari ti stupirò, io negli anni Ottanta frequentavo la Sud nel comando Stigre o Brigata Rosso Nera. Ma che eri una capo tifosa? No, pure no, assolutamente. Mi ci sono trovata perché gli amici degli amici, tutti i tifosi del Milan, quando si andava a San Siro la domenica, vi parlo di quando non c'era ancora il terzo anello, quello fatto poi per i mondiali del 90, no? Che secondo me ha portato anche un po' sfiga, perché si è stati cacciati subito dalla competizione. Quindi tu seguivi, che era il Milan degli olandesi in quegli anni, se non sbaglio? Gullit, questi qui, esatto, non basta. Esatto, l'epoca d'oro. Esatto. E lì era il mio Milan che mi dava delle grandi soddisfazioni, tempi meravigliosi, che ora non sono più perché il Milan sta facendo pena. Anche quest'anno saremo la solita figuraccia, ma pigliamo e portiamo a casa finché ci avremo un allenatore così. Detto questo, lasciamo. Posso farti una domanda di gossip sul Milan? Ma è vera sta storia di Baresi? Cosa che di mi riferisco? No. Che il figlio non è il suo. Mamma mia, Riccardo, sei rimasto, ormai sto figlio qui andrà anche in pensione, ci avrà l'età dei datteri anche sto figlio. Ma così dicevano, ma così. Ah, però insomma, era ora, allora, Franz, tu parli di Franz Baresi, numero 6,
sei per sempre, così noi gridavamo dagli spalti, perché quando lui è andato via, la maglietta numero 6, il numero 6 è stato ritirato e non lo mette più nessuno. E da questo sì, ti fa capire l'immensità di questo giocatore. Umana, immensità umana, oltre che calcistica. Io me lo ricordo, ne parlano ancora qui, la finale mondiale del 94, con una gamba rotta che ha cancellato dal campo i brasiliani. Che mio Dio. Te lo ricordi? No, beh, poi adesso rischiamo di tornare nel discorso romantico, no? Come dicevamo, sì, non ci sono più i giocatori di una volta, ma questo ci fa solo capire che siamo molto grandi, sì. Questo, e sappiamo tante cose. Allora, girava sta voce, all'epoca era appunto Van Basten, Rijkaard, Gullit, e pare che così voci di corridoio dicessero che il figlio di Franz Baresi non fosse, cioè fosse un po' colorato, e il pettegolezzo girava. Ora guarda, quando poi finiremo questa live andrò a vedere su Wikipedia o su Google se c'è qualche foto di sto ragazzo per capire se assomiglia a suo papà, che per quanto Franz è un po' bruttarello, però aveva questi occhi azzurri, cioè aveva il suo fascino, poi due gambe meravigliose, che galoppava come un cavallo nella prateria. Detto questo, andrò a cercarmi le foto di Franz Baresi e poi vediamo, te lo saprò dire. Mi sa che i miei amici inglesi qui si sono rotti le palle di sentire queste cose, quindi mi sa che magari adesso finisco la live. O si è addormentato, se n'è andato, ma comunque vedo che ce n'è abbastanza di, come li chiamano, watching now, non poi so dalle tue parti come si chiamano. Prova a tradurla, se YouTube, non so, ci sono anche i sottotitoli, uno può mettere, no, però non so se funzionano sulle live, magari provo a mettere. No, funzionano, perché io quando guardo i tuoi video, ora no, delle live non ci ho fatto caso, ma quando guardo i tuoi video io li metto, perché cosa credi? Il mio inglese non è più fluente come una volta, per cui, per quanto tu insomma hai un accento, per cui si capisce abbastanza, devo mettere i sottotitoli. No, ci sono in automatico nei tuoi video. Anche con le live si possono mettere? Anche con... Okay. Con le live non ci ho fatto caso, però con i video sì, quando vengo a guardarli li vedo, poi boh, vabbè, trafficherai tu e vedrai. Piuttosto, volevo chiederti il permesso, poi vedo se c'ho tempo, potrei ripubblicarla in un mio canale questa live? Non vedo perché, no, certo, sì, sì. No, prima che mi fai copyright, perché sai, sul versante di dove vorrei pubblicarla, poi lì volano copyright o segnalazioni come se piovesse. No, cioè, no, non è, ma che tranquilla, poi... tanto, anche se qui c'era prima, hai visto, c'è il mio hater che ho anche qui, quindi me l'ho cancellato prima, comunque penso che vada bene, non penso lui abbia la capacità per fare copyright strike, quindi vai avanti tranquilla. Ah, vabbè, pubblica. Anche perché non sanno nemmeno su chi sono io, quindi per fortuna. Vabbè. Infatti vabbè, io vengo nel tuo canale per un'oasi di pace ogni tanto. Saluto anche Fabrizio, che è stato qui ad ascoltarci per 50 minuti, e ci sentiamo alla prossima. Goodbye everyone. Goodbye everyone. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Grazie Riccardo. Ciao. Ciao. Ciao.